Buongiorno, pronta per iniziare questa nuova giornata? Ora mi sto preparando il mio solito caffè latte. Pronta a rimettermi dietro a schematizzare. Ok, ho bisogno di una breve pausetta per mangiare qualche mirtillo. Sono le 11 e non sono messa proprio bene, quindi spero di ingranare in quest'ultima oretta prima di pranzo, insomma. Per Per favore, datemi la carica per affrontare questo studio. Ok, ho finito di studiare, ho iniziato a preparare la valigia e non so veramente cosa portarmi perché tecnicamente siamo a giugno, il tempo non sembrerebbe essere in giro col felpone, però allo stesso tempo vado là, devo star là un mese e quindi devo portarmi qualsiasi cosa nel caso in cui effettivamente venga fuori il bel tempo. Quindi stavo pensando a un po' di outfit per dargli gli esami, quindi siccome anche un browner era Ale, insomma, pensare un attimino come vestirmi, qualche outfit per le uscite, poi magari se un giorno organizziamo di andare al mare, un po' di tutto. Per il momento sono arrivata a questo. T-shirt di vario genere, questa gonna che penso che utilizzerò per l'orale, questa è la gonna di jeans che ho già usato, cose per il mare, altre cosine per il mare, barra vestitini leggeri e quelli sono per lo più gli eventuali outfit da sera e pomeriggio, insomma, di uscite. Lì c'è la roba della palestra e dei pantaloni un po' più leggeri, però boh. Adesso vado a mangiare perché ho famissima, vado a mangiarmi le lasagne che mi ha preparato mia mamma e poi boh, ci penserò. Allora, speriamo che questo pranzetto non mi faccia venire l'abbiocco. Non avevo più ginsenghino e quindi ho fatto questa cosa qua che è bianca, è tipo una sorta di cioccolata bianca col pistacchio, non lo so. Adesso la provo, l'avevo provato già una volta ma non me la ricordo più. Ok, dopo una meritata pausa è arrivato il momento di mettersi un po' sui libri. Ok, per oggi basta studio. Adesso pensavo di farmi intanto una doccia così poi sono a posto e inizio a mettere almeno via tutti i vari prodottini che mi devo portare dietro per i capelli, eccetera. Poi arriverà Dani e mia nipote in contemporanea, sto un po' con loro. E poi dovrò trovare il tempo di finalizzare la lavatrice, buonanotte, la valigia. E stasera pensavo di studiare un pochettino l'altra materia se mi rimane del tempo. Ce la possiamo fare. È arrivato Dani e sta rubando la bicicletta alla Sveva. Un po', piccolina per te. Ta-ta-ta, passeggiatina. Via! Oddio! Dopo aver scaricato mia nipote, Dani ha deciso di portarmi in giro così. Allora, eccomi rientrata a casa. Abbiamo fatto una bella passeggiata prima con mia nipote, che tra l'altro è caduta perché voleva fare una gara di corsa e si è sbucciata tutto il gomito. Poi io e Dani abbiamo fatto un'altra passeggiatina insieme, adesso sono andati tutti via. Io sto finendo di preparare la valigia, sono in giro con pezzi di robe. Meno male che ho comprato la valigia più grande perché è già piena pure quella. E niente, adesso andrò però a mangiare qualcosina, poi cercherò di ultimare la valigia. Tra l'altro, se tutto va bene, in realtà Dani potrebbe potenzialmente venire a Padova a stare un po' con me, però dovrebbe passare tutti gli esami nei prossimi 15 giorni, quindi poveraccio. Quindi nel caso, comunque lui verrebbe sicuramente a Padova ad aiutarmi un po' col trasloco, quindi vediamo, magari non porto proprio tutto, 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 perché non so se mi ci sta. Vabbè, andiamo a preparare qualcosa da mangiare. Dunque, per cena mi sono fatta proprio una bresaola al volo perché volevo finire la valigia e niente, praticamente domani mattina dovrò solo mettere dentro le ultime cose e
e fare un giro, pensare se ho messo tutto quello che mi poteva servire, magari già stasera ci penso un attimo prima di andare a letto. E mi sono fatta, penso, una delle ultime tisanine calde per questa stagione, chiamiamola così, e anche se ormai non esistono più le stagioni. E poi passeremo a quelle fredde. Ora volevo studiare giusto un'oretta, come vi avevo anticipato, l'esame che avrei per giovedì, sarebbe il caso, e vediamo un po' come va, e poi giusto un po' di relax prima di andare a letto. E siamo ancora qua. Già. 21:39. Bene, e per oggi è tutto. Io ora sono arrivata al mio momento di riposino, relax, ma mi sa che crollerò presto perché sono abbastanza distrutta e domani sarà una bella giornata impegnativa. Per cui io vi saluto, come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi invito a lasciare un like a questo video per sostenermi. Vi lascio anche i miei social e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi come sempre ci diamo appuntamento a domani. Ciao!